Buongiorno a tutti, il DAF di oggi sarà DAF Yud-Dalet, DAF 14. Cominceremo da DAF Yud-Gimel Amud-Bet, da pagina 13b, dalle ultime due righe dal basso. Brevemente abbiamo cominciato ieri a vedere il concetto di purità ed impurità. Allora, quando c'era il Bet HaMikdash, erano molto importanti sapere le regole della purità ed impurità, questo perché i sacrifici potevano essere mangiati soltanto in stato di purità rituale, e così anche la terumah, che è la porzione di prodotto che il contadino doveva dare al Kohen, doveva per forza essere mangiata in stato di purità rituale. Oggigiorno non abbiamo né uno né l'altro, quindi in gran parte non sono rilevanti queste regole. Qualcosa però lo è, come tra poco vedremo. Ora, molto brevemente, la Torah ci dice così: alcune cose sono da considerarsi la fonte della impurità, ovvero sono impure e rendono coloro che lo toccano impuri, e questo si chiama Av HaTumah. Av vuol dire il padre della Tumah, cioè la fonte che può trasmettere avanti la Tumah. Dopodiché c'è chi tocca questa fonte che diventa un Rishon. Rishon vuol dire un primo grado, perché non è lui la fonte della Tumah, bensì è un primo grado. Ha toccato la Tumah, l'ha ricevuta dalla fonte. In alcuni casi il primo grado può trasmettere la Tumah anche a un secondo, che diventerà Sheni le Tumah. Allora, chi può essere la fonte della Tumah? Una persona che tocca un morto è da considerarsi la fonte della Tumah. Una persona Zav, ovvero che abbia delle emissioni che lo rendono impuro, è da considerarsi fonte della Tumah. Una donna che ha le mestruazioni, una donna che abbia partorito, oppure un uomo afflitto dalla tzara, dalla lebbra, è da considerarsi fonte della Tumah. E chi possono impurificare, chi possono rendere impuri queste fonti? Possono rendere impuri una persona, degli utensili, cibo e bevande. Quindi queste quattro cose, cioè una persona o un utensile o un cibo o una bevanda che andrà a toccare la fonte della Tumah, diventerà anch'esso impuro, del livello di Rishon, del primo grado di impurità. Adesso, il primo grado di impurità chi può impurificare? Soltanto cibo e bevande, cioè una persona che è impura per via del primo grado di impurità, perché ha toccato una persona, che ha toccato un morto, non potrà rendere impura un'altra persona o un altro utensile. Potrà soltanto rendere impuro altro cibo e altre bevande. Quindi abbiamo la fonte della Tumah che rende impuro una persona che la tocca, un utensile che la tocca, cibi e bevande che la tocchino. Quando questi lo toccano diventano Rishon le Tumah, primo grado di Tumah. Quando questi toccheranno altre cose, allora se l'altra cosa sarà una persona o un utensile, non diventerà impuro. Quindi non esiste il secondo grado di impurità della persona e dell'utensile. Però se quell'altra cosa sarà un cibo o una bevanda, a loro volta diventeranno impuri perché esiste il secondo grado di impurità per cibi e bevande. Dopodiché abbiamo due eccezioni di terzo grado e quarto grado, perché oltre il secondo grado la tumah, l'impurità, non può essere tramandata. Se però si tratta di un oggetto terumah, cioè un cibo che è stato dato al Kohen, se toccherà una Tumah, un qualcosa di impuro, perfino del secondo grado di impurità, diventerà anch'esso impuro e sarà chiamato il terzo grado, che chiaramente non può trasmettere la Tumah avanti, se non che ad un Korban. Quindi abbiamo il terzo grado e il quarto grado, che sono limitati alla terumah e alla carne di un Korban, di un sacrificio. Cioè, un secondo grado, se tocca la terumah, la renderà impura di terzo grado. La terumah impura dal terzo grado, se toccherà una carne di un corban, la renderà impura del livello di quarto grado. Quindi questi sono brevemente i passaggi dal punto di vista della Torah.
Quindi, se vogliamo dirla brevemente, una persona che ha il livello di Rishon le Tumah, che è il livello di primo grado di Tumah, non potrà rendere impuri un'altra persona o altri utensili se non che cibo e bevande. Poi vedremo quello che i Chachamim hanno istituito. Chachamim hanno stabilito che in molti casi una persona, pur non essendo una persona oppure un cibo, pur non essendo impuro dal punto di vista della Torah, verrà comunque considerato un qualcuno che può trasmettere la Tumah alla Terumah. Tutto questo era stato fatto per far sì che la Terumah rimanesse sempre pura. Quindi Chachamim hanno messo molti paletti intorno a questa Terumah per salvaguardarla. Quindi anche nelle circostanze in cui, stando dal punto di vista della Torah, la Terumah non dovrebbe diventare impura, Chachamim dicono, comunque noi diciamo che lo sarà per far sì che uno stia molto lontano. Allora, con questo in mente, torniamo a quello che abbiamo cominciato ieri. Abbiamo visto che un certo giorno i Chachamim sono andati a visitare Hananya ben Chischia ben Garon, e in quel giorno c'erano i Talmidim di Beit Shammai, i Talmidim di Beit Hillel, e la maggioranza erano i Talmidim di Beit Shammai, e hanno istituito 18 cose. 9 di queste cose le vedremo adesso, sono legate al concetto di purità e impurità che adesso vedremo, cioè 9 cose che i Chachamim hanno istituito che renderanno impura, che legate alla impurità. Allora, cominciamo alla penultima riga di pagina 13b. Un'ultima cosa prima di cominciare: c'è una differenza tra dire che una cosa è tamè o passul. Una cosa che è tamè vuol dire che diventa impuro e trasmette impurità. Una cosa invece che è passul vuol dire che diventa impuro ma non potrà trasmettere l'impurità avanti. Allora dice la Gemara in 13b, penultima riga: Mantana, chi è il Tana, chi è l'autore, chi è dell'opinione, chi ha insegnato Ha'ochel ochel rishon, ve'ha'ochel ochel sheni, mifsal pasley, tamuyei lo metamu. Le prime due delle 18 cose che abbiamo visto è che una persona, se mangia un cibo che sia impuro dal primo grado di impurità o dal secondo grado di impurità, perché abbiamo visto che il cibo può arrivare a essere un primo grado e anche un secondo, cioè brevemente, se un cibo tocca la fonte di impurità diventa primo grado, se questo cibo poi tocca un altro cibo diventa secondo grado, una persona che mangia un cibo impuro non diventa impuro dal punto di vista della Torah, a meno che uno mangi un uccello che non è stata fatta la Shechitah e mentre lo mangia è impuro, altrimenti una persona che mangia cibo impuro non diventa impuro. Chachamim invece hanno istituito che una persona che mangia del cibo impuro, che sia esso del primo grado di impurità, che sia esso del secondo grado di impurità, renderà la terumah pessula, cioè la renderà impura, ma non in grado di trasmettere l'impurità avanti, perché pessula, abbiamo detto, vuol dire che è esso stesso impuro, ma non la imparte. Invece tamè vuol dire che diventa impuro e può anche impartirla. Allora, le prime due cose che abbiamo visto, che i Chachamim hanno stabilito, è che una persona che mangia un cibo impuro di primo grado o anche di secondo grado, pur non essendo impuro dal punto di vista della Torah, Chachamim dicono che è considerato impuro e quindi se toccherà la terumah la renderà pessula. C'è però un'altra opinione che dice che una persona che mangia questo cibo impuro sarà perfino in grado di rendere la teruma temea, cioè non solo renderla impura, bensì renderla impura e anche in grado di trasmettere l'impurità. La nostra Mishnah segue l'opinione che dice che il massimo è che la teruma può diventare pessula, cioè impura di per sé, senza però trasmetterla avanti. Allora chiede la Gemara di chi è questa opinione. Amar Rabba Bar Bar Chana, risponde Rabba Bar Bar Chana, qui siamo alla prima riga in alto di Yudale da Mudale, 14a. Rabbi Yoshua, questa è l'opinione di Rabbi Yoshua, detnan. C'è infatti una Mishnah che insegna, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dice, Ha'ochel ochel rishon. Rabbi Eliezer dice, se una persona mangia un cibo impuro, un cibo che è considerato rishon, cioè del primo grado di impurità, rishon, la persona stessa diventa un rishon,
e quindi potrà rendere impuro ciò che tocca, che a sua volta, se è un cibo, potrà rendere impuro qualcos'altro anche. La teruma. Se invece una persona mangia un cibo che sia del secondo grado di impurità, sheni, è da considerarsi impuro del secondo grado di impurità. Ochel shelishi, shelishi, se invece una persona mangia un cibo che sia impuro del terzo grado di impurità, sarà considerato anche egli impuro del terzo grado di impurità. E tra poco la Mishnah subito spiegherà che come è possibile avere un cibo che sia del terzo grado di impurità se abbiamo visto che il cibo al massimo può arrivare a un secondo grado, non ad un terzo grado. Questa è la prima opinione di Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua Omer. Invece Rabbi Yoshua dice: no, ha'ochel ochel rishon ve'ochel sheni sheni. Una persona che mangia un cibo o di primo grado o di secondo grado sarà sempre considerato impuro di secondo grado e quindi potrà rendere impuro la teruma che tocca, ma non potrà renderla impura al punto che essa stessa trasmetta la impurità avanti. Shelishi, se invece uno mangia, dice sempre Rabbi Yoshua, se uno mangia un cibo impuro di terzo grado, sheni le kodesh ve'ein sheni le teruma, sarà praticamente considerato di secondo grado per ciò che riguarda quando tocca una carne di un corban, se invece tocca e quindi la renderà impura, se invece tocca una teruma non sarà assolutamente impura. Bechulin shenasu al tarat teruma, qui si tratta di cibo chulin particolare. Allora, in genere abbiamo detto che un cibo chulin, cioè un cibo profano, non né teruma e né korban, non può arrivare a essere impuro del terzo grado di impurità, a meno che si tratta di un Kohen che fa talmente tanta attenzione al cibo normale quanto attenzione fa al cibo di teruma, in questo caso sarà soggetto alle stesse regole della teruma. Ad ogni modo, quello che abbiamo visto qua è questo, che la Torah dice una persona che mangi un cibo impuro non diventa impuro. Chachamim però dicono una persona che mangi un cibo impuro che sia del primo grado di impurità o del secondo grado di impurità, a questo punto se toccherà la teruma la renderà impura, però qui seguiamo la questione di Rabbi Yoshua, che il modo in cui la persona rende la teruma impura è che essa stessa diventa impura ma non la trasmetterà avanti, perché invece secondo Rabbi Eliezer la potrebbe anche trasmettere avanti. Queste sono le prime due cose che i Chachamim hanno istituito. Dopodiché chiede la Gemara: Ochel ochel rishon ve ochel ochel sheni, mai tama gazru be rabbanan tuma. Ora che abbiamo capito che cosa dicono i Chachamim, che chi mangia un cibo impuro, nonostante che dal punto di vista della Torah non sarebbe impuro, quindi non renderebbe la teruma impura, Chachamim decretano che la renda sì impura, motivo? Come mai hanno istituito questo decreto? Risponde la Gemara: Dezimnin de achilo chalin temein, veshakil mashkin de teruma, veshade le pumei. A volte può succedere che uno stia mangiando cibo impuro, che non vi è alcun problema a mangiare cibo impuro, quindi questo Kohen sta mangiando del cibo impuro e ha sete, si può assetare per via del cibo e inavvertitamente potrebbe prendere del liquido, una bevanda di terumà, la mette in bocca e questa bevanda di terumà va a toccare il cibo impuro che è in bocca e in questa maniera renderebbe la terumà impura. Upassillehu, in questa maniera la renderebbe impura, quindi di modo che una persona non venga a mangiare cibo impuro e bevande di terumà insieme, e in questa maniera rendere la bevanda di terumà impura, hanno istituito i Chachamim che chiunque mangia cibo impuro è da considerarsi impuro, nonostante che dal punto di vista della Torah non lo è, e così uno si astiene dal mangiare cibo impuro insieme a bevande di terumà pura. Dopodiché diceva la Mishnah, un'altra delle istituzioni di Chachamim, Shoteh Mashkin Temein. Chachamim hanno istituito che colui che beve una bevanda impura diventi anche egli impuro e quindi se tocca la teruma la renderà impura. Chiede la Gemara,
Mai tama gasrubi rabbanantuma. Per quale motivo i Hakamim hanno istituito che una persona che beva una bevanda impura diventi anche egli impuro? Se dal punto di vista della Torah, chi beve una bevanda impura non è da considerarsi impuro. Risponde la Gemara: Desimnin de shatta mashkin temein, veshakil ochalin de truma, veshadile fumei. Perché a volte può accadere che una persona beva delle bevande impure, che non vi è alcun problema, e dopodiché magari vorrà anche mangiare della teruma che è pura, e in bocca la teruma pura andrà a toccare la bevanda impura. Upassi leu, in questa maniera renderà tamè la teruma che ha in bocca, perché viene a contatto con la bevanda impura. Allora chiede subito la Gemara: Hainuach, ma questa Gezerah, questo divieto dei Chachamim è esattamente uguale a quello precedente, solo che prima hanno detto: non, se mangi un cibo impuro diventi impuro. Perché? Perché rischi di mangiare insieme a quel cibo una bevanda di terumah che è pura e in bocca la rendi impura. E adesso fanno un'altra Gezerah, un altro divieto viceversa, cioè se bevi una bevanda impura diventi impuro, anche se la Torah non ti farebbe impuro. Noi Chachamim ti rendiamo impuro perché? Perché vogliamo evitare che tu, magari bevendo, vorrai anche mangiare un cibo che è impuro e in bocca renderà il cibo impuro, renderà impuro la bevanda pura. Ma è la stessa cosa. Che differenza fa se parto dal cibo o se parto dalla bevanda? Dice la Gemara: Maudetei, ma avrei pensato, ha shechiche ve ha lo shechiche, avrei pensato così: Chachamim ci fanno dei divieti su cose che possono accadere molto frequentemente. Quindi avrei pensato, sì, una persona che mangia un cibo impuro, magari gli viene la sete e può accadere che vorrà bere una bevanda pura e in questa maniera la renderà impura. Quindi Chachamim dicono: stop, se mangi cibo impuro sei da considerarti impuro. Ma non è molto frequente che accada l'inverso, che uno bevendo vorrà anche mangiare qualche cosa. E quindi avrei detto che uno se beve una bevanda impura non è da considerarsi impuro, perché non è frequente che nel mentre che beve la bevanda impura vorrà anche mangiare la terumah. Kamashmalan perciò ci insegna la Mishnah che ad ogni modo, anche se si parte con la bevanda impura, è da considerarsi impuro sempre per il remoto rischio che magari uno vorrà anche mangiare della terumah che andrà a toccare la bevanda impura e renderà la terumah impura. Un'altra cosa che diceva la Mishnah, la quarta cosa, Vehabar Oshov Rubob e Maim Sheuvin. Maim Sheuvin letteralmente vuol dire acqua attinta. Una persona impura, per purificarsi, deve immergersi in un mikve, in una raccolta di acqua piovana, ovvero che vi sia entrata in maniera naturale, senza essere spostata con dei secchi, deve arrivare in un reservoir naturale. Infatti, il mikve che abbiamo oggi, come è fatto? C'è una vasca dove c'è acqua che viene cambiata ogni giorno. Poi a lato della vasca o sotto quella vasca c'è un'altra vasca che non si vede, che però è collegata mediante un tubo, quello che si chiama il Nekev HaHashaka, il tubo di collegamento, dove abbiamo la vasca con l'acqua piovana a lato o sotto, e poi abbiamo la vasca con l'acqua normale, le due vasche si toccano, è come se fosse una grande vasca di acqua piovana. Poi ci sono oggi perfino dei mikve ancora più, con una tecnologia più avanzata, dove c'è l'acqua piovana stessa, con un filtro che alacricamente va bene, che pulisce quell'acqua piovana. Ad ogni modo, Maim Shuvin vuol dire acqua attinta, che è versus acqua piovana. Acqua piovana vuol dire che scende direttamente nella vasca, invece acqua attinta vuol dire che è stata presa da una parte e spostata nell'altra. Allora dicono i Chachamim che una persona che si mette addosso acqua attinta diventa impuro. Chiede la Gemara: mai tama gasrubi rabbanan tuma. Per quale motivo questa persona che è assolutamente pura, una persona che sia andato in mikve, scusate, una persona che si è immersa nel mikve e dopodiché mette su se stessa acqua attinta, continua ad essere impura. E la domanda è: ma perché? È andato in mikve, è diventato puro dall'impurità che aveva addosso, come mai se adesso lui si mette addosso dell'acqua attinta deve essere considerato ancora impuro? Dice la Gemara: Amarav Bivi, Amarav Assi, disse Rav Bivi a nome di Rav Assi, Shebatechila yutovlim be mei me'arot, mechunassinu sochin. Perché inizialmente cosa faceva la gente? Andava
nei mikve naturali, prende le grotte, c'erano queste vasche naturali dove cadeva la pioggia e quindi era acqua piovana naturale. Quindi la gente impura entrava in quell'acqua, si purificava, ma siccome era acqua stagna, l'acqua puzzava, uscendo dal mikve si metteva addosso, si ripuliva con acqua attinta. Itchiluva saun keva, e questo è cominciato a diventare una pratica fissa, che tra poco la Gemara subito chiederà cosa vuol dire diventa una pratica fissa. Quindi gazru alem tuma, quindi hanno decretato i Hakamim che chi fa questa cosa torna ad essere impuro. Quindi uno che è andato in mikve in acqua piovana, dopodiché si pulisce con acqua pulita, torna ad essere impuro. Chiede la Gemara mai keva, cosa intende Rav Bibi quando dice che fecero questa una pratica fissa? Dice la Gemara, Amar Abaye, Shayu Omerim, la gente diceva, Lo Eilu Metarim, e la Eilu Ve Eilu Metarim. La gente cominciava a abituarsi a pensare che la purità non era data dal mikve soltanto, bensì dal mikve e dall'acqua attinta che ci si versava sopra. Siccome diventava una pratica fissa, uno andava in mikve nell'acqua stagna, andava prima nel mikve, poi si puliva, la gente veniva a pensare a. Il processo di purificazione ha due fasi, la prima è quella di entrare in mikve e la seconda è quella di gettarsi addosso acqua attinta. Al che chiede subito a Gemara, Amar le Rava, dice Rava, non capisco, mai nafkamina, ma dov'è esattamente il problema? Hakatavli behanach, alla fine dei conti si sono immersi nel mikve, cosa mi interessa cosa fanno dopo e cosa mi interessa che si venga a pensare che il processo ha due fasi, la prima l'immersione nel mikve, la seconda il mettersi addosso acqua attinta. Alla fine i mikve sono stati. Ela marava, bensì dice Rava, Shayu Omerim, la gente veniva erroneamente a dire, Lo Eilu Metarim, non è l'acqua del mikve che ci purifica, è la Eilu Metarim, bensì è l'acqua attinta che ci mettiamo addosso che ci purifica. E quindi c'era il rischio, un grande rischio che la gente sarebbe venuta a dire a questo punto è inutile andare nel mikve, perché la fase principale è quella dell'acqua attinta che ci mettiamo addosso. Per evitare ciò hanno decretato che chi va in mikve sia addosso acqua attinta per non venire a pensare che sia l'acqua attinta che porta l'impurità, che porta alla purità e dimenticarsi del mikve che è in effetti quello che porta alla purità. Dopodiché la Gemara continua trattando della prossima istituzione di Chachamim, Vetahor shenafelu al rosho verubo shelosha lugin maim shuvim. Che mette su se stesso, mette addosso tre lughine, lughine sono una misura di acqua che va da 1 a 1,8 litri, che si mette addosso, che versi su se stesso questi tre lughine di acqua, è da considerarsi impura. Anche che della Gemara, Maitama gazur berabanantumà, per quale motivo i Chachamim hanno stabilito che chi si versa addosso questi tre lughine di acqua attinta debba diventare impuro, per quale motivo? Dice la Gemara, Dei lo ha lo kaimaha. Dice questa istituzione è una conseguenza a quella precedente. In quella precedente abbiamo letto così: una persona che va in mikve perché è impuro e deve purificarsi, quindi entra in una vasca di acqua piovana, dopodiché esce, Chachamim vietano che si versi addosso acqua attinta. Renderlo puro e dimenticarsi del mikve. Dicono i Chachamim, a questo punto dobbiamo vietare e dire che ogni persona, sia essa una persona che non è mikve, se si versa addosso questa quantità di acqua tinta, è da considerarsi impuro, perché altrimenti la gente non verrebbe a capire la differenza. Come mai questo che è stato in mikve, che è puro, e adesso si versa addosso l'acqua attinta, è da considerarsi impuro. Invece una persona normale che si versa addosso acqua attinta non è da considerarsi impuro. Hanno quindi deciso che ogni volta versa addosso acqua attinta è da considerarsi impuro per non fare differenze. Questa è la differenza di uno che entra in acqua, che non vi è alcun motivo di dire che diventi impuro. Solo se la versa addosso diventa impuro. Dopodiché la Mishnah citava Vesefer, che un libro vuol dire uno dei 24 libri della Torah, scritto con inchiostro e su pergamena, rende impura la terumah. Che
della Gemara mai tama gasubi rabbanantuma, per quale motivo i Chachamim hanno stabilito che un libro dei 24 libri della Torah, toccando la teruma, la renda impura. Amma Rav Mesharshia, disse Rav Mesharshia, Shebatechila hayu matzniin et ochalin di truma et el sefer Torah. Inizialmente i Kohanim dove andavano a nascondere o a mettere da parte i loro cibi di teruma? Vicino ai sefer Torah. E questo perché? Ve'amru, perché dicevano così, per quale motivo mettere il cibo di teruma vicino al sefer Torah? Hai Kodesh, ve'hai Kodesh. Questo, cioè il Sefer Torah, è sacro e questa anche la Terumah è sacra e quindi è solo giusto che l'oggetto sacro stia accanto a un altro oggetto sacro. Kevan de Kachazu de Ka'atu de Pseda, quando però i Chachamim videro che questa pratica portava alla perdita dei Sefarim, perché là dove c'è cibo vengono i topi e se si mettono a mangiare il cibo della Terumah vengono anche a mangiare le pergamene e a rovinarle. Gazru Berabbanan Tumah, hanno Chachamim detto che il Sefer Torah rende impura la Terumah. Questo perché? Di modo che la gente smettesse di mettere la Terumah vicino al Sefer, perché se il Sefer me lo rende impuro, non lo metto lì. Quindi di base il motivo era per far sì che non venissero i topi che venivano a mangiare la Terumah. Quindi il Sefer rende impura la Terumah. Dopodiché dice la Mishnah, Vehayadaim, le mani, cioè mani così. Non specificamente mani che abbiano toccato una impurità, ma mani che una persona insomma, non sa specificamente né di aver toccato una cosa né di non averla toccata. Mani così, stam in ebraico, mani non specificamente, se toccano la terumah la rendono impura. Come mai? Per quale motivo le mani dovrebbero rendere impura la terumah? Mi pnesce ayadai maskanioten, perché le mani sono sempre molto molto indaffarate, sono sempre indaffarate a fare qualche cosa. E questo cosa significa? Sono sempre occupate. Significa che una persona inavvertitamente può aver toccato una parte del corpo un po' sporca e quindi se poi va a toccare la terumah, la rende non buona e quindi anzitutto è mancanza di kavod alla terumah e peggio ancora può far sì che uno non la vada a mangiare e poi la dovrà bruciare e non si può far perdere la terumah deve essere salvaguardata e mangiata. Quindi siccome le mani sono sempre occupate e non si può sapere magari uno inavvertitamente ha toccato qualche cosa e poi toccando la terumah la rende non buona e in questa maniera si perde la terumah, dicono i Chachamim le mani sono impure a meno che uno se le lava. Lavandole abbiamo risolto il problema perché le mani ormai sono pulite, quindi toccando la terumah non si sporca niente. Dice la Beraita, Tana, c'è una Braita che insegna, Af yadayim habaot mechamat sefer poslot et haterumah. Non solo mani in generale, ma anche mani che abbiano toccato un sefer, dopodiché rendono la terumah impura. Questo dove lo impariamo? Mishum Rabbi Parnach. Questo lo insegna Rabbi Parnach. De amar Rabbi Parnach, amar Rabbi Yochanan. Disse Rabbi Parnach, a nome di Rabbi Yochanan, Haochez Sefer Torah Arom, Nikbar Arom. Chi tocca un Sefer Torah direttamente a mani nude verrà anch'egli seppellito nudo, ovvero senza i tachrichim, senza gli indumenti che un morto ha quando viene sepolto. Insomma, questa è come dire una mancanza di rispetto nei confronti del Sefer che lo tocca a mani nude e quindi chi lo tocca così verrà sepolto anche egli nudo senza tachrichim. E quindi, di modo che non si venisse a toccare il Sefer Torah a mani nude, hanno decretato che chi tocca il Sefer Torah a mani nude diventa impuro, ha mani impure. Allora la Gemara subito chiede: Arom salka datach, ma come può venirti in mente che uno che tocchi un Sefer Torah a mani nude abbia una colpa talmente grave che verrà sepolto senza i tachrichim, senza gli indumenti del morto? Ma perché è così grave? E la Marabisera, Arom belo mitzvot, bensì dice la Bisera, nudo non intendo nudo fisicamente senza gli abiti del morto, bensì senza mitzvot, cioè perderà
le mitzvot, la ricompensa delle mitzvot che ha fatto durante la sua vita. Ma anche a questo la Gemara chiede: Belo mitzvot zakadatach. Ma come può venirti in mente che una persona solo per aver toccato il Sefer Torah a mani nude perderà la ricompensa di tutte le mitzvot che ha fatto durante la sua vita? E la Eima arum belo ota mitzvah. Bensì viene a dire, verrà sepolto nudo privo di quella mitzvah, cioè quando una persona tocca il Sefer. Per leggere il Sefer, siccome è una mitzvah leggere il Sefer, non avrà la ricompensa di quella mitzvah. Quindi questo è quello che intende Rabbi Parnachanu di Rabbi Yochanan. Colui che tocca il Sefer per leggerlo e legge, fa la mitzvah di leggere, ma lo fa a mani nude, perderà quella mitzvah e quindi quando verrà sepolto non gli verrà ricordata quella mitzvah nel mondo a venire. Quindi abbiamo visto praticamente due cose. Una cosa che mani in generale, senza Netilat Yadayim, sono da considerarsi impure e rendono la teruma impura. Un'altra cosa, le mani che abbiano toccato un Sefer Torah sono da considerarsi impure e rendono la teruma impura. Chiede la Gemara, Hei Gazur Bereisha, quale delle due è stata istituita per prima? Ileima Ha Gazur Bereisha, se mi dirai che la prima istituzione è stata quella di che le mani in generale siano da considerarsi impure. E adesso giriamo ad Daf Yudale Amud Bet 14b. Allora a questo punto, che vande ar gazur bereisha hatu lamali. Se mi dici che la prima istituzione è stata quella di dire che le mani senza Netilat Yadayim sono da considerarsi impure, a questo punto è inutile istituire un'altra istituzione, che le mani che toccano il Sefer sono da considerarsi impure, perché a prescindere sono mani che non hanno fatto Netilat Yadayim, quindi sarebbe inutile questa seconda istituzione, questo secondo divieto, e la bensì. E al contrario, Hach Gazur Bereisha, inizialmente hanno istituito che chi tocca lo Sefer Torah a mani nude le sue mani sono impure, però altrimenti le mani sarebbero pure. Dopodiché, Vahadar Gazur Bechulu Yadayim, dopodiché hanno istituito che tutte le mani, anche le mani che non abbiano toccato un Sefer Torah, sono da considerarsi impure per il motivo che abbiamo detto prima, che le mani sono occupate, vanno a toccare tutto e se si tocca la Terumah con mani sporche si rischia di farla perdere. Dopodiché dice la Gemara, Utvul Yom, la Mishnah diceva che una per Tvul Yom vuol dire una persona che sia andata impura, che sia andata in mikve, ma aspettare che è puro. Una persona del genere che tocca la Terumah la rende impura. Adesso la Gemara dice, Tvul Yom deoraitahu, un Tvul Yom che tocca la Terumah la rende impura, non perché lo dicono i Chachamim, ma perché lo dice la Torah. E quindi come mai? Qui che stiamo trattando di vari casi in cui una persona rende la Terumah impura perché lo dicono i Chachamim, com'è che rientra anche il caso del Tevul Yom, in quanto il Tevul Yom rende la Terumah impura perché lo dice la Torah, non i Chachamim. Da dove lo sappiamo che il Tevul Yom rende la Terumah impura? Dichtiv, perché è scritto nella Torah, Uva Shemesh Vetaher, soltanto quando tramonta il sole e diventa notte, questo Tevul Yom diventerà puro. Altrimenti è impuro perché lo dice la Torah. Risponde la Gemara, Mikan Tevulion. Devi rimuovere da questa lista il caso del Tevulion. Quindi in effetti sì, il Tevulion è un individuo che toccando la Terumah la rende impura perché lo dice la Torah, non perché lo dicono i Chachamim e quindi non dovrebbe essere incluso nella lista delle cose che stiamo enumerando qui che sono tutte dei Chachamim. La Gemara va avanti. Citando la prossima Gezerah de Chachamim, Ve'aochalim shenitmeu b'mashkin. Diceva la Mishnah che un cibo che viene in contatto con un liquido impuro, questo cibo a sua volta, se toccherà la terumah, la renderà impura. Chiede la Gemara subito: b'mashkin demai. Mi hai detto che un cibo che tocca un liquido impuro diventa impuro e trasmette l'impurità alla terumah, ma di quale liquido stiamo trattando? Ileima bemashkina ba'in mechamat shemesh. Si tratta di un liquido che è impuro con un sheretz. Sheretz vuol dire una piccola creatura morta. La Torah ne enumera 8, sono gli 8 sherazim che se sono morti, il cibo lo rendono impuro. E quindi ad esempio un topo morto. Quindi se si tratta di un liquido che è venuto in contatto con un sherez, con un topo morto e diventa impuro, deoraita ninu, quello diventa impuro perché lo dice la Torah. Quindi questo cibo che toccherà questo liquido trasmetterà l'impurità alla Torah perché lo dice.
come è scritto infatti, Vechol Mashke Asher Ishate, la Torah dice che un liquido diventa impuro perché lo dice la Torah. Quindi un cibo che tocchi un liquido, questo liquido è impuro, allora esso diventa impuro perché lo dice la Torah, e quindi renderà, quindi questo liquido sarà un rishon le tumah, perché il sheretz è la fonte della tumah, il liquido che è un derivato, è il primo grado, che renderà impuro poi il cibo, perché ammetto che il primo impurifica, perché allora, il primo grado trasmette la tumah al secondo grado, che nel nostro caso è il cibo, e il cibo trasmette la tumah anche alla terumah. Ma non perché lo dicono i Chachamim, ma perché lo dice la Torah. Eda, bensì, dice la Gemara, be mashkina ba'il mechamat yadaim. Stiamo parlando di un altro caso, di un liquido che diventa impuro non perché è venuto in contatto con un sheretz, bensì perché è venuto in contatto con delle mani che non abbiano fatto netilat yadaim. In questo caso, l'impurità del liquido è de Rabbanan, è dei Chachamim, non della Torah, perché per la Torah soltanto un liquido che venga in contatto diventa tamè, altrimenti se viene in contatto con delle mani impure non diventa a sua volta impuro, è impuro perché lo dicono i Chachamim. A questo punto un cibo che tocchi un liquido lo dicono i Chachamim. E per quale motivo i Chachamim hanno istituito che un liquido che venga a toccare l'acqua, che venga a toccare l'acqua, che non ha fatto niente di impuro, Ugzerah Mishum Mashkina Ba'in Mechamat Sheret. I Chachamim hanno voluto, siccome un liquido che viene a toccare un Sheret diventa impuro dalla Torah, hanno stabilito i Chachamim qualsiasi liquido che venga a toccare una mano che non abbia fatto Netilat Yadayim vada a considerarsi impura per non fare distinzioni, altrimenti la gente verrebbe a fare confusione e verrebbe a dire: vabbè, se quel liquido è permesso, magari anche a questo. Hanno quindi deciso i Chachamim: qualsiasi liquido che venga in contatto con mani impure è da considerarsi impuro, per non confondersi appunto con un liquido che è da considerarsi impuro dalla Torah. Diceva la Mishnah: Ve'akelim shenitmeu be'mashkin. La Mishnah diceva che un utensile che viene in contatto con un liquido impuro, se questo utensile a sua volta tocca la terumah, la renderà anch'essa impura. Chiede la Gemara subito, Keilim dei tamme ube maschin de mai. Quando diceva che un utensile che viene in contatto con un liquido impuro diventa impuro e trasmette la terumah alla terumah, allora di quale liquido si tratta? Ileima be maschin de zav, se si tratta di un liquido che viene emesso da un zav, quindi magari un utensile su cui uno sputo del zav vi sia caduto o che un'emissione del zav sia venuta in contatto, a questo punto, deorai tanino, a questo punto, un po' come prima, che dalla Gemara, questo utensile diventa impuro perché lo dice la Torah, non perché lo dicono i Chachamim. Dichtive, in quanto è scritto, Vechiyaro kazav batahor, mashe beyat tahor timeti lecha, che se un zav, se una persona impura, uno zav, uno che ha queste emissioni, e quindi rende impuro per via di una emissione che sia della saliva o qualsiasi altra emissione, se va a toccare un utensile, lo rende impuro. Ora questo utensile diventa un rishon letumah, e un rishon letumah può rendere impuro il sheni, può rendere impuro un cibo che sia sheni perché lo dice la Torah, non perché lo dicono i Chachamim. Quindi come mai ci viene detto che se abbiamo un utensile che viene a contatto con un liquido, che evidentemente è un liquido emesso da un zav, e quindi questo utensile diventa impuro, a sua volta trasmette l'impurità alla terumah, ci viene detto che è un'istituzione dei Chachamim? No. Lo dice la Torah stessa. Risponde la Gemara, Ela be maschina ba'in mechamat sheretz. Qui si tratta di liquido che diventa impuro per via di un contatto con un sheretz. Come abbiamo visto prima, un sheretz è questo topo morto che se il liquido viene in contatto con il topo morto diventa impuro. Adesso abbiamo visto così che abbiamo visto così, c'è la fonte della Tumah che trasmette la Tumah, il primo che riceve la Tumah diventa Rishon le Tumah, è il primo grado di Tumah, e questo può essere, abbiamo visto, una persona, un utensile, può essere cibo e bevande. Però un utensile non potrà trasmettere la Tumah avanti, perché
perché l'utensile non può fare un scenile tumà in genere. Quindi un utensile che abbia ricevuto la tumà non la potrà trasmettere avanti. In questo caso però i Chachamim dicono che un utensile che sia venuto in contatto con un liquido che a sua volta è impuro, nonostante che l'utensile sia soltanto un secondo, e quindi nonostante che l'utensile abbia soltanto ricevuto la tumà e quindi non potrebbe trasmetterla avanti per la terumah, nonostante ciò dicono i Chachamim che in questo caso la trasmetterà e renderà la terumah impura. Ugzerah mishum mashkin desav, questo chiaramente è una gesera, perché se l'utensile viene in contatto con un liquido di un zav, a questo punto, dal punto di vista della Torah, l'utensile avrebbe trasmesso la tumah anche alla terumah, quindi hanno decretato che anche con un liquido che viene in contatto con un sherez, un utensile che viene in contatto con un liquido che a sua volta era in contatto con un sherez, trasmetterà la tumah alla terumah. Ok, finito questo, la Gemara si chiede, abbiamo detto che le mani, se non si fa la Netilat Yadayim, sono da considerarsi impure e trasmettono la tumah alla terumah. Dice, Veyadaim Talmidei Shammai Veilel Gazur, perché fino adesso abbiamo detto che queste cose sono state istituite in quel giorno che i Talmidim di Shammai e Hillel sono andati a trovare Hanania ben Hischia. E la Gemara dice, ma non mi risulta che siano stati i Talmidim di Shammai e Hillel a istituire che le mani senza Netilat Yadayim sono da considerarsi impure. Shammai Veilel Gazur, in quanto sono stati Shammai e Hillel stessi a istituire che le mani sono da considerarsi impure, non i Talmidim. Detania, c'è infatti una braita che dice: Yoseh ben Yoezer ish Teredav, Yoseh ben Yochanan ish Yerushalayim, Gazru Tumah al Eretz Amim. Questi due Chachamim, Yoseh figlio di Yoezer e Yoseh figlio di Yochanan, hanno decretato che la terra fuori da Eretz Israel sia da considerarsi impura perché magari c'è un corpo sepolto di cui non si ha conoscenza, ve al chelese huchit, e che insomma hanno decretato che un utensile di vetro possa ricevere l'impurità, possa diventare impuro, nonostante che dal punto di vista della Torah non lo diventa. Shimon Meshatach tiken ketubah la isha, Shimon Meshatach ha istituito che insomma un qualcosa specifico riguardo la ketubah, vuol dire. Quando un uomo si sposa, in questa ketubah è scritto che in caso di divorzio darà una somma di soldi alla moglie. Ora, una volta l'uomo cosa faceva? Metteva da parte una somma di soldi e diceva: in caso di divorzio i soldi sono già pronti. Dice Shimon ben Shatach: no, non si può mettere da parte una somma di soldi perché altrimenti una persona facilmente può divorziare, perché dice comunque i soldi sono già là e quindi posso già divorziare. Quindi ha detto Shimon ben Shatach: no, che i soldi della Ketubah si possono prendere da qualsiasi cosa, non soltanto dai soldi messi da parte. Vegazar Tumal Kelei Matachot ha istituito anche che utensili di metallo possano diventare impuri. Shammai Vilel Gazar Tumal Ayadaim, Shammai ha istituito che le mani possano diventare impure. Morale, quello che ci interessa da tutto questo è questo, perché molte cose che abbiamo letto adesso verranno spiegate soltanto più avanti, quindi è inutile spiegare adesso. Questa Braita ci dice che sono stati Hillel e Shammai stessi a decretare che le mani non lavate possono trasmettere la tumah alla terumah, non i talmidim di Shammai e Hillel. E noi finora abbiamo detto che sono stati i talmidim di Shammai e Hillel. Dice la Gemara, Vechitema, magari tu mi dirai, Shammai vesiato, Vehilel vesiato, magari non si intende, quando la Braita dice che Shammai e Hillel hanno istituito, intendeva dire Shammai e la sua scuola, Hillel e la sua scuola. Quindi in questa maniera non ci sarebbe una contraddizione tra le due. Questo non sarebbe una risposta plausibile, perché aveva Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, in quanto disse Rav Yehuda a nome di Shmuel, Shemona Asar Davar Gazru Vishmona Asar Nechleku. In 18 cose i Talmidim di Shammai e Hillel discutevano, Ve'ilu Hillel ve Shammai lo Nechleku Ela Bishlosha Mekomot. Noi sappiamo che Hillel e Shammai hanno avuto soltanto tre dispute, tutte le altre dispute sono tra i Talmidim di Shammai e i Talmidim di Hillel. De'amar Ravuna Bishlosha Mekomot Nechleku ve tu lo. Ravuna dice che Hillel e Shammai hanno avuto soltanto tre dispute e non di più. Invece qui stiamo leggendo che sono state 18 dispute, quindi per forza non si può trattare di Hillel e Shammai, bensì dei Talmidim di Hillel e Shammai. E quindi ritorna la domanda. Da
Da un canto mi dici che sono stati i Talmidim di Lele Shammai a istituire che le mani non lavate possano trasmettere l'impurità alla Terumah, d'altro canto ci viene detto che sono stati i Lele Shammai stessi. Dice la Gemara un'altra risposta possibile: Vechiteima atu inu gazur litlot ve atu talmidaio ve gazur lisrof. Magari sì, anche i Lele Shammai hanno istituito che le mani non lavate possano rendere la Terumah impura. Ma loro hanno detto soltanto che sarà un dubbio, cioè le mani che toccano la terumah impura, le mani non lavate, scusate, che tocchino la terumah la rendono impura, ovvero è un dubbio se è impura o meno e quindi va lasciata così finché marcisce. E invece i Talmidim di Reish Shammai hanno aggiunto qualche cosa dicendo che chi tocca la terumah è da subito considerarsi impura, chi tocca la terumah senza lavarsi le mani prima è da considerarsi impura fin da subito e non bisogna aspettare che marcisca, bensì la si può bruciare subito. Quindi questa potrebbe essere una possibile risposta. Al che dice la Gemara, Ve'amar Ilfa, Ilfa però insegna, Yadain Techinat Gezeratan Israfa, quando è stato istituito che le mani non lavate possano trasmettere la Tumah alla Terumah, è stato istituito fin dall'inizio che ciò significa che la Terumah va bruciata, quindi non si può dire che sono stati due steps, cioè che i Lele Shammai hanno istituito che le mani non lavate rendano la Terumah impura e quindi la bisogna lasciare così finché marcisce perché è un dubbio. Invece i Talmidim hanno istituito che va bruciata perché è considerata certamente impura, perché quando è stato, perché Ilfa ci insegna che quando è stato istituito questo decreto che le mani non lavate renda la Terumah impura, fin dall'inizio era implicito che andava bruciata la Terumah. Ela, bensì la Gemara risponde così: Atu inu gazur velochi bluminaiu. È vero, i Lele Shammai furono i primi a stabilire che le mani non lavate, che tocchino la Terumah, la rendono impura, però velochi bluminaiu, questo non fu accettato nel popolo, era troppo difficile. Ve'atu talmidaiu gazru ve kibluminaiu. Quando poi vennero i Talmidim, restituirono questo divieto e fu ben accettato. In questa maniera entrambe le cose sono vere. Chiede la Gemara, ve'akate, ma ancora mi è difficile una cosa. Perché mi dici che sono stati Hillel e Shammai e non è stato accettato, dopodiché i Talmidim di Hillel e Shammai ed è stato accettato, però ve'akate, ancora mi è difficile. Shlomo Gazar. Io so che è stato Shlomo HaMelech molto prima di Shammai e Hillel, tantomeno dei Talmidim di Shammai e Hillel, a istituire che le mani non lavate siano da considerarsi impure. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Beshash Etiken Shlomo Eruvin Untilat Yadayim, quando Shlomo HaMelech ha istituito la mitzvah di Eruvin, ovvero che se abbiamo due case nello stesso cortile, nonostante che dal punto di vista della Torah, come abbiamo visto in precedenza, sarebbe permesso trasportare da una casa all'altra o dalla casa al cortile in quanto è una proprietà privata, dice Shlomo, bisogna fare Eruv, ovvero bisogna fare qualche cosa che indichi che siamo tutti in una sola casa e quindi bisogna prendere del pane dalle due case, dai due condomini e metterla in una casa, in questa maniera come se fossimo letteralmente in una sola casa. Quindi quando Shlomo HaMelech ha istituito questa pratica dell'Eruvin e della Netilat Yadayim, di lavare le mani prima di toccare la terumah, Yatzeta bat kol ve'amara, uscì una voce celeste e disse: Beni, im chacham libecha ismach libi gam ani, figlio mio, se il tuo cuore è saggio anch'io, sarò felice anch'io. Chacham beni ve'samach libi ve'ashiva chorfi davar. Insomma, erano delle voci che sono dei versetti che indicano come Hashem, la voce celeste, era d'accordo con le istituzioni che ha istituito Shlomo HaMelech. Ora, tra queste istituzioni vediamo lavare le mani prima di toccare la terumah, quindi come si può dire che sono stati Shammai e Hillel? Risponde la Gemara, Ata Shlomo Gazar le Kodashim. Quando Shlomo aveva istituito di lavare le mani, non era per la terumah, bensì per i korbanot. Shlomo Melech aveva istituito che prima che si mangiasse un korban, anche se una persona era pura, doveva comunque lavare le mani prima. La verità, lavare le mani qui si intende immergere in un mikveh. Però Shlomo non aveva decretato niente riguardo la Terumah. Ve'atu inhu ve'gazur afle Terumah. Poi vennero loro, Shammai e Hillel, e i Talmidim di Shammai e Hillel, e hanno stabilito che anche per la Terumah si debba lavare le mani. Noi oggi abbiamo ancora Netilat Yadayim che deriva da quello, per far sì che, insomma, che i Kohanim
lavassero le mani prima di mangiare la terumah, è stato stabilito che tutti lavino le mani prima di mangiare il pane, anche se non si tratta di pane terumah.